Una nostra collega, una nostra amica, Ilaria Alpi, è stata uccisa pochi minuti fa, non più di un'ora fa, a Mogadiscio. Era una nostra collega, era una nostra amica, una ragazza giovane che aveva voglia di lavorare, aveva vinto un concorso per entrare in Rai e che aveva passato dei mesi con noi, imparando il mestiere insieme a noi, diventando una brava reporter, una brava giornalista, e si apprestava a mandarci il suo primo servizio da Mogadiscio. Salve, ciao della Rai, ci vuoi andare? Ex Ministero dei Lavori Pubblici, Mogadiscio Nord. Nel cortile dell'edificio si accalca almeno un migliaio di persone. Sono qui, dice il vice comandante del reggimento, colonnello Abukar, per organizzare il nuovo esercito della Somalia. Per il momento cercano di recuperare i nominativi di quei militari in servizio sotto Siad Barre. Non hanno né armi né alloggi. Da 2 settimane arrivano da tutti i punti della Somalia. Sarebbero già 20.000 gli iscritti. Come fate a essere sicuri che la gente che si presenta oggi sia la stessa che stava nell'esercito prima? Sono riuniti l'ex esercito nazionale somalo che lavoravano, sono venuti tutti le nostre regioni e distretti. Lei, anche lei è qui per arruolarsi? No, capire tenere bene. Venga qui però, non abbia più. Com'è? Buongiorno. Lei è venuto qui per arruolarsi? Sì, sì. Da dove viene? Cos'è? Da dove viene? Di Mogadiscio? Sì, sì, di Mogadiscio. Sì. E faceva parte dell'esercito di Siad Barre? Sì, ho venuto per arruolare l'esercito per salvare. Sì. E perché pensa di adesso di arruolarsi di nuovo? Ho pensato per vivere, cioè, con quale motivo che si allenare militare o in lavoro per vivere, perché non c'è altro lavoro. Per cui. Quanti anni ha? La Anne, 50 anni. La ringrazio. È troppo ragazzo, vero? Notte Mogadiscio cambia aspetto. Le strade deserte, qualche raro pedone, la luce fioca delle lampade a gas. Non c'è elettricità se non quella dei generatori. Abbastanza comunque per proiettare un film, spesso in italiano. All'arena del 4° chilometro c'è sempre gente. Il buio della notte è illuminato dai bengala spesso sparati. Mogadiscio di giorno e di notte sembrano 2 pianeti lontani. Nei piccoli locali lungo le strade la gente si riunisce, beve il tè e gioca ad una specie di dama. Nessuno, senza un motivo particolarmente valido, passa da una zona all'altra. È un coprifuoco non dichiarato. Qualunque spostamento deve essere accuratamente organizzato. Persino andare ad una conferenza stampa con il coordinatore del Dipartimento di Stato americano in Somalia crea molti problemi. Il mezzo di trasporto, un blindato italiano. E l'albergo dista dal luogo della conferenza 1 km. Ma siamo a Mogadiscio Sud, zona di Aidid, e non è prudente muoversi senza scorta. Dobbiamo buttarci di nuovo il portellone. Perché? Allora? Ah no? Rimontalo su una volta. Presidente, mi può spiegare qual è la situazione qui a Mogadiscio Nord? Mogadiscio Nord è tutto calmo, non c'è più problemi. Ali Mahdi, ex presidente ad interim della Somalia, è stato uno dei primi fautori dell'intervento italiano nel paese. Il vostro atteggiamento nei confronti dei militari italiani sta cambiando da una fase di simpatia, anzi siete stati addirittura voi a chiamarli in Somalia, si è passato invece a un, non saprei bene come definire, ma un atteggiamento comunque sicuramente non positivo. Che cosa mi può dire? Se l'ambasciatore italiano a Mogadiscio prende contatto con il tribù somala può fare benissimo. Solo noi diciamo
la forza internazionale delle Nazioni Unite deve avere un comando unico e prendere un ordine da una sola parte. Che nessun, qui sono presenti tanti stati che hanno preso parte a queste operazioni. Se ogni stato prende un ordine per conto suo, allora la Somalia, addio. Come lei lo sa, la Somalia oggi è quasi il 98% in pace. C'è solo problema dove c'è la presenza di Aidid, come Mogadiscio in solo 3 chilometri, che lui e la sua forza si sono riuniti. Se a Mogadiscio sono solo 3 chilometri quelli che non sono pacificati, come mai l'esercito più potente del mondo non riesce a pacificarli? Questo è quello che non riusciamo a capire, forse avranno loro piani. Provare 1-2, provare giornata di trattative a Mogadiscio. Dai. Giornata di trattative a Mogadiscio. Al posto di blocco pasta, quello italiano, nessuno è tranquillo. I militari, trincerati tra i blindati e i sacchetti di sabbia, aspettano. L'attesa rende tutto più difficile. Poco lontano il pastificio, questo vecchio edificio conteso così aspramente, un punto di vitale importanza per il collegamento con i contingenti fuori Mogadiscio. Per oggi è previsto che i militari italiani lo occupino, facendo andar via una sessantina di persone oppure cercando una coabitazione. La gente che abita intorno al pastificio dice che gli italiani sono fratelli, che ormai vanno dimenticati i morti da una parte e dall'altra, quasi che vendetta sia ormai fatta. Più in là si tiene una riunione di notabili, gente del quartiere, uomini dell'SNA. Discutono, vogliono fare entrare i militari italiani nel pastificio, ma esiste uno zoccolo duro di quelli che non vogliono alcun accordo e accusano gli italiani di aver pagato chi ora li appoggia. La discussione dura a lungo. In una baracca poco distante, la padrona del ristorante, distrutto e da poco ricostruito, dice che vuole la pace, ma che se ci fosse ancora la guerra, sarebbe la prima a combattere. There are mosques there. Yeah?